capello si lascia andare e intona l'inno della Roma, atteggiamento significativo mentre si discute sul rinnovo del suo contratto. Poi si gioca. Roma priva di Zebinà, Assunção, Del Vecchio, Cafu e Totti, eppure già pericolosa dopo appena due minuti. Batistuta spreca così. Il Bologna non ha condizionamenti, dall'angolo di Signori opportunità per Firmani. Antonioli si difende, caos in aria, finché Zago allontana. In avvio di gara straordinaria intensità. Entrambe le squadre sfruttano e non poco le fasce. Candelà trova lo spazio per il tiro, qualche affanno per Pagliuca. Non sempre, però dinamismo è sinonimo di emozioni e allora bisogna attendere la mezz'ora per un ulteriore sussulto. Intesa Batistuta Emerson, Pagliuca è in traiettoria. Minuto 33, la Roma si aggrappa a Montella. Azione profonda, eccolo, il suggerimento per Batistuta che elude Pagliuca. L'assist è perfetto, Montella c'è, giallorossi in vantaggio con l'aeroplanino che decolla per l'ottava volta in questo campionato. Meritano il replay, l'altruismo di Batistuta e l'assenso della posizione di Montella che potrà ricordare la centesima presenza con la maglia della Roma. Bologna stordito dall'accaduto ed incapace di reagire. La squadra di Capello ne approfitta. Emerson imposta, Lima lo ispira nuovamente ed Emerson non sbaglia la deviazione che vale il 2-0 al 42esimo. Velocità e concretezza disorientano la difesa ospite con Pagliuca fuori tempo nel tentativo di uscita. La ripresa si apre nel segno della spettacolarità. Lima per Montella che fa proseguire Emerson, il suo è un capolavoro in due atti, il 3-0 si materializza così. Il brasiliano sorprende Fresi e colpisce ancor prima che il pallone tocchi terra, impossibile per Pagliuca intervenire. L'Olimpico applaude a lungo la prodezza. Signori riceve il cambio da Zauri al 24esimo, in quello che è stato il suo stadio prova impalpabile. La partita si spegne sempre più. Il vantaggio dell'Inter a Firenze rende l'atmosfera irreale. Al 37esimo però Cruz scuote tutti, controllo e conclusione imprendibile per Antonioli. 3-1. Nona rete stagionale per l'attaccante, qui assolutamente abile per tecnica, potenza, precisione. Il Bologna insiste, angolo di Brighi. Zaccardo di testa, Antonioli neutralizza in bello stile. Sipario nel recupero sulla punizione di Bellucci che Antonioli rende inefficace, poi nulla più. Nella gara più delicata la Roma ritrova il successo e lo fa metabolizzando le assenze, offrendo un calcio piacevole, ma soprattutto dimostrando di credere ancora possibile l'aggancio all'Inter. Fondamentale Emerson, tra nazionale e campionato non ha fine il magic moment di Montella. Altri discorsi invece per il Bologna, il cui quarto posto diventa a rischio, non male. La squadra di Guidolin fino allo svantaggio, poi però è calata quando invece avrebbe dovuto imporre il proprio gioco. Roma 3, Bologna 1, dallo Stadio Olimpico è davvero tutto. A te Maffei.